per evitare, come diciamo noi, di sciapare sacca in cima, cioè di chiudere il sacco e evitare i problemi, per evitare questo, chi si ricorda quando si dice ira di Dio nella Bibbia? Di che ira si parla? Chi si ricorda? Quante sono le ire di cui si parla nella Bibbia? L'ira di Dio è sempre, che lo dell'uomo, che chi se la ricorda? Non quella dell'uomo, quella di Dio. Quando si parla di ira di Dio, quindi mai di quella dell'uomo, quella dell'uomo è quella che lei. Gli la distrugge? Ah, quella di intercessione non è ira quella. Quello capitolo, no? Sì? Esatto. Allora, dove sta ira? Fuori. Sei un versacco del. La Bibbia non lo dice che sei arrabbiato. No, no. Si vede che in quel momento il primo tipo di ira di cui si parla qual è? Vendi ca ti. Il secondo tipo di ira di cui si parla qual è? Babucene. L'ira immanente. E il terzo tipo di ira di cui si parla qual è? No, 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 aspetta, aspetta. È. Quando è che l'ira è vendicativa? L'ira di Dio, eh? È quella del Vecchio Testamento, se mi dai ti do, se mi fai ti faccio. Quella è giusta, non è vendicativa. Se non mi ami ti castigo. Chiedo a voi, l'ira vendicativa è quando io ho fatto qualcosa di fuori posto, di sbagliato, di lui interviene e paf, me la fa pagare e rimette le cose a posto, me la fa pagare prima, poi rimette le cose a posto, giusto? L'ira immanente, cosa vuol dire l'ira immanente? Adesso spieghiamo i termini. Cos'è l'ira immanente? L'ira di Dio immanente. Immanente cosa vuol dire? Che ha a che fare con la realtà, col mondo così come è fatto, rimane all'interno del mondo così come è fatto, cioè sta in questo, Dio creando il mondo, creando l'uomo, ha messo certe leggi, leggi di natura, leggi quindi fisiche, ma anche leggi biologiche, leggi psicologiche, leggi morali, eccetera. Tu vai contro questa norma, questo comportamento, fai delle scelte sbagliate, che sono contrarie. Beh, le cose sono fatte in modo tale che il negativo che tu metti dentro avrà delle conseguenze naturali. Se io prendo un sasso, lo butto per aria, sto lì a guardare dove va, Maria sul naso, questa è l'ira immanente. Dio non ha fatto un miracolo per evitare, per impedire, non ha spostato il sasso. Non spostarmi, certo. Io non spostarmi. Prima soprattutto alla sua dossier. Cioè, immanente vuol dire è la conseguenza logica delle scelte che hai fatto. E è di Dio perché è stato lui a fare le leggi così, cioè a creare il mondo in questo modo, ponendo certe condizioni, certe regole, certi meccanismi nella realtà quotidiana, per cui se vai così, se io butto sporco nell'acqua, veleni eccetera, pian piano l'acqua la si avvelena tutto e se me la via crepe. È la conseguenza. Ira di Dio immanente, ira di Dio perché? Perché Dio non ha fatto un miracolo per ripurificare l'acqua tutte le volte che io la inquino. Per cui alla fine gli effetti negativi mi cascano addosso. Quindi sono le conseguenze naturali del male che facciamo che ci vengono addosso proprio perché la realtà è fatta così. Ci piace o no? È detta di Dio perché è stato lui a creare il mondo in questo modo. È indirettamente. E è detta ira perché lui non fa un miracolo per rimettere le cose a posto così di sua iniziativa e basta. Per impedire che. Se io litigo con tutti e alla fine nessuno mi guarda, nessuno mi è amico, la Bibbia dice ira immanente. È l'ira di Dio che si manifesta contro di te. Che vuol dire? Se cara, tata che bevo con te, Per colpa
Padre Eterno è mio obbligato a fare i miracoli per far guidare voi alla gente, fate il sorrisino, è vero o no? Se tu tratti male tutti, per forza ne hai l'ira immanente. Quindi è detta di Dio semplicemente perché è lui che all'origine quel creatore che ha fatto le cose in modo che... L'ira salvifica cos'è? Dio che entra nella nostra storia, accetta di subire lui l'ira immanente, cioè le conseguenze negative degli sbagli fatti da noi, per permettere a noi di non restare schiacciati da queste conseguenze, quindi avere una speranza. Il Vangelo, quando faremo lettera ai Romani vedrete che Paolo dirà, annuncia l'ira di Dio, annunciare il Vangelo è annunciare l'ira di Dio. Perché? Perché annunciare la croce di Cristo. Praticamente tua ira. Cristo in croce è l'annuncio dell'ira di Dio, ma è l'ira salvifica. Dio che diventa uomo e da uomo si addossa la responsabilità, le conseguenze del peccato e paga lui per poter salvare noi senza che dobbiamo pagare per... Mi sembra chiaro? Notate il linguaggio biblico, il linguaggio, il modo di scrivere le frasi è sempre ira vendicativa, come qui. Dio che pam, adesso vedremo andando avanti e poi me amò. È vero o no? Come avete già visto anche nei capitoli prima, come si è visto anche nell'Antico Testamento, come si è visto un po' in tutta la Bibbia. E voi sapete, nel linguaggio biblico, attribuire a Dio la colpa del male che arriva all'uomo vuol dire, ecco, lui ti era avvertito, ti aveva avvertito. Sì, ti aveva dato le capacità, la forza per cambiare. Non hai ascoltato, fa che tenere voi, ti arriva la zappa sui piedi, ti stai facendo del male, ma lui è lì ancora. Attribuire a lui la colpa del male vuol dire, è per colpa nostra che siamo così, ma il nostro peccato non l'ha cacciato fuori dalla nostra storia, lui è sempre comunque presente. Cioè Dio è più grande del peccato dell'uomo, vuol dire questo. Per quanto grave sia il male che arriva, la conseguenza del male fatto, quindi la violenza, ma lui è sempre più forte e resta lì. Per il fatto che è lui che lo fa, vuol dire che c'è, che è lì. È un modo strano di ragionare, lui la pensa come la pensa, è vero o no? Tocca a noi entrare in quel meccanismo, in quella mentalità. Quindi il linguaggio è sempre di ira vendicativa. La realtà mai, per fortuna, perché sennò sarei sfinito dalle ceci. Non saremmo qui a parlare di queste cose. Non saremmo neanche arrivati all'Apocalisse, se Dio avesse fatto proprio l'ira vendicativa, né? E non solo l'Antico Testamento, ma sempre proprio. Non avevano letto il libro di Martini, che mi è capitato di leggere una ventina di anni fa. Sinceramente, anch'io le idee abbastanza chiare in questo aspetto le ho da quando ho letto un articolo di Martini, né? Cardinal Martini, che è stato un gioiello da Bucarone, per la Chiesa italiana almeno. Sì. Quindi, questa ira di Dio che si manifesta nella storia, cos'è? È sempre l'ira... Cioè, Dio non si impegna a fare miracoli continui tutti i giorni per evitare che la nostra stupidità arrivi alle sue conseguenze, solo dice, vabbè, se cara. Non si è impegnato a farlo. Magari poi chissà quante volte la fa, per fortuna. Chissà quante volte lo fa anche, di addolcire le conseguenze, limitarle, eliminarle addirittura, ok, però non si è impegnato a farlo, non si è impegnato, poni certe condizioni, arrivano certe conseguenze, per quel che riguarda noi, che dipende da noi, non per altre cose che hanno altro, rimane sempre il libro di Giobbe, è il messaggio che c'è dentro, questa libertà di Dio di agire nei nostri confronti, ma semplicemente per mettere alla prova, per assaggiare fino in fondo, come dice Gesù nel Vangelo, quelli che non ascoltano l'Italia, quelli che ascoltano l'ipota, taglio due volte o tre o quattro, e potare cosa vuol dire? Non fa miracoli per impedirgli che la vita si complichi in certi momenti, per certe situazioni, ma lo scopo è quello di assaggiare, di far rendere più frutti ancora. Quindi una specie di verifica, in un certo senso, per carità, meno ci pota meglio è vero, no? Sono più tranquilli, però succede, Gesù stesso diceva che capita, l'ha fatto anche con lui, l'ha mica fatto con lui, non gli ha evitato la croce, né?
o tante delusioni o tante amarezze nella vita quotidiana. Pensate per esempio al fatto di essere lì, aver scelto 12 amici, gli apostoli, quelli più intimi, di aver dedicato degli anni interi a... Cioè, se non c'era uno capace di insegnare e di dare un esempio giusto, era lui sì o sì? Dai capicchi? Oh, dopo 3 anni passati insieme, zero, ne? Ah, se meno amore, zero. Uno tradito e sei impiccato, uno l'ha rinnegato, io sono scappato. E la solitudine quotidiana, lui che parla di una cosa, loro che capiscono un'altra. E quando il Vangelo sottolinea che Gesù cammina da solo davanti e loro dietro chiacchierano del più del meno, magari non hanno capito quello che ha appena detto o quello che vuol fare, discutono tra di loro, ma hanno paura a chiedergli spiegazioni? Erano gli amici intimi, ne? Immaginate che solitudine umana deve aver sperimentato Gesù nella sua vita quotidiana. Ecco, il Padre Eterno non ha fatto miracoli per rendergli il quotidiano un pochino più sorridente. La realtà l'ha lasciata come era. È vero o no? È Carriera Savella. Certo. Si può superare tutte le cose se si appoggia e si può dopo. Infatti, dopo. Lui il ragionamento umano non si vuole anche il ragionamento umano. Che ci appoggio, che noi fa invece quando accolgono lo spirito lo cambia. E qui si arriva alla terza ira, che notate è fatta di 2 livelli. Il livello che riguarda lui, la sua assunzione di impegno, di responsabilità, si prende le nostre responsabilità, le se le assume lui e l'ha fatto. E il livello che riguarda noi, renderci coscienti che davvero lui ha fatto questo e che questo funziona nella nostra realtà quotidiana. È qui che entra l'azione dello spirito e ci rende capaci di capire anche il senso della seconda. E a questo punto, quando ci rendiamo conto che quel che lui ha fatto è concreto, è reale, non è una bella favola, che sarebbe bellissima se fosse vera, però è una favola. È la fa debù, l'ha fatto davvero. Ecco, allora qui. Non soltanto lui ha fatto questa scelta, si parla sempre di ira perché non si è addolcito la pillola, ma il negativo l'ha assunto lui, l'ha pagato lui, quindi è sempre ira in quel senso lì. È un rimettere a posto i conti e in modo piuttosto pesantino. La croce non è cosa da poco, è vero o no? Però l'ha fatto al posto nostro, per noi. E quindi a noi non tocca più passare di lì per essere salvi. No? Si è già salvato lui. Ci ha chiesto soltanto di riconoscere che quello che lui ha fatto è vero e quindi accoglierlo. Poi potrà anche esserci chiesto, e lo vedremo andando avanti, anche nell'Apocalisse, tra 2 capitoli o 3, che ci sia chiesto di portare questo credersi fino a testimoniarlo e anche pesantemente magari. A qualcuno è chiesto. Ogni tanto, lo dicevamo già, mi pare l'altra volta, il secolo appena passato, il Novecento, è stato il secolo che ha visto il maggior numero di martiri della storia della Chiesa in 2000 anni. Centinaia di migliaia ammazzati per la fede. E la cosa strana è che forse per la prima volta nella storia ha riguardato tutti i cristiani, qualunque confessione, qualunque chiesa appartengono, cattolici, protestanti, ortodossi, anglicani, luterani, calvinisti, de tutto, e senza distinzione di incarico nella Chiesa. Dai vescovi, ha sparato anche al Papa, la mia morba Cugli, che ha sparato a lui, oltre a tutto, dai vescovi ne hanno ammazzati parecchi, o gente che ha fatto 20-30 anni di galera, eccetera, semplici battezzati, uomini e donne, giovani, adulti, anziani, ragazzini quasi, certe volte, di cui noi non sappiamo neanche il nome di tanti. Ma chi gestace? Infatti c'è in settembre, deve essere settembre-ottobre, la festa dei Kim Dae-jung. Sono i primi martiri coreani. Kim Dae-jung e compagni, perché i compagni non si sa neanche come si chiamavano, però sono morti i martiri con lui. Che lui è rimasto il nome di uno, degli altri neanche. Ma lui la sa, eh? È vero o no? E tanti altri che manco si è saputo che...